Parliamo dal punto di vista della fede cristiana di quattro Vangeli, quello che Ireneo di Lione chiamava con la formula felice il Vangelo quadriforme. Allora, bisogna avere la semplicità di non dare per scontato questo fatto. Adolfo Narnach, il famoso storico del dogma di indirizzo protestante liberale, no? Teologia liberale, ha scritto una pagina recentemente riproposta all'attenzione da un altro studioso protestante vivente, attuale, Martin Hengel, che certamente è tra i più seri e ferrati storici del Nuovo Testamento. E faceva una considerazione che io trovo straordinaria, cioè diceva appunto che non esiste a sua conoscenza, e lui è di quelli che hanno letto tutto, stiamo tranquilli, cioè Arnach è di quelli che sono riusciti a leggere tutto quello che c'era da leggere su questo tema, religioni eccetera, quant'altro. Cioè, non esiste che una religione si dia come fondazione della propria fede quattro racconti diversi per autore, sempre relativi allo stesso personaggio, alla stessa figura, alla stessa epoca, ma appunto quattro racconti diversi che certamente hanno una relazione fra di loro molto molto stretta. È fuori discussione che tutti e tre i Vangeli più tardivi, Matteo, Luca e Giovanni, dipendano da Marco. Qualcuno lo nega, cioè non sono cose sempre perfettamente assestate, ma Dio mio, di cose perfettamente assestate nella vita non ce ne sono tante, nonostante tutto anche nell'ambito di una certa esegesi si può ritrovare comunque assestamento. Il Vangelo di Matteo contiene il 90% del Vangelo di Marco. Sarebbe stata un'ottima ragione per la Chiesa per dire sì, è vero, il Vangelo di Marco è venuto prima, ha aperto la strada, ma poi sono arrivati quelli che l'hanno integrato, migliorato. E secondo me la logica degli evangelisti è andata in questa direzione. È andata in questa direzione. Non in una direzione concorrenziale, ma certamente in uno sano spirito emulativo, ma soprattutto dettato dalla necessità di integrare i punti di vista su Gesù. Quattro Vangeli sono certamente una lectio difficilior, una proposta di fede difficile, più difficile, perché appunto poi bisogna spiegare se c'ha ragione Giovanni quando dice che Gesù è salito a Gerusalemme tre volte, piuttosto che una, come dicono i sinottici. E la prima volta che è salito, capitolo secondo, subito ha creato il famoso pandemonio al Tempio, mentre invece gli evangelisti sinottici lo collocano alla fine della sua missione, proprio come il gesto che gli costa la condanna capitale. Certo, non sono problemi anche dal punto di vista storico da poco, tuttavia io credo che si debba perfettamente rovesciare l'assunto, ma con assoluta disinvoltura, e accorgerci che il potenziale imbarazzo, che talvolta può essere anche perfettamente reale, pensiamo alla fatica che hanno fatto i padri della Chiesa, Sant'Agostino ha scritto tutto un libro dedicato al problema della concordia degli evangelisti. Origene ha dovuto fronteggiare la polemica appunto con il pagano Celso. Sono cose che bene o male proprio devono anche vederci
non semplificatori, ma non nel senso, la collega lì del giornalismo evidentemente c'ha tutti i suoi diritti di semplificare, nel senso appunto che là dove i problemi vanno istruiti vanno mantenuti nella loro consistenza e dignità. Ma quello che appunto è stato percepito anche come un fatto davvero complicato, cito ancora un episodio della Chiesa primitiva del secondo secolo, Taziano, un siriano che appunto, la Chiesa siriaca molto viva evidentemente, che ha sentito questa difficoltà, dice: come facciamo a presentare quattro racconti alla gente nella liturgia? La gente si confonde, fa fatica. Allora ci penso io, si è detto, e ha fatto questo famoso diatessa.